Comunque, allora, riusciremo a prendere prima di tutto delle munizioni che possiamo sfruttare come vogliamo. Ecco qua, perfetto. A questo punto esaminiamo tutto perché ci saranno un po' di cose, insomma, ecco. Punto di salvataggio lì, ma soprattutto questa stufetta, ecco, con un po' di kerosene dentro. E lei dice: se solo avessi un contenitore lo potrei prendere. Oh. E noi ce l'abbiamo, sì, perché abbiamo fatto visita alla cantina di Ronco, il tavernello San Crispino, quello che diavolo era. Ecco qua, e abbiamo una bella bottiglia di vino per prendere il kerosene. Ecco qua. A questo punto salviamo. Ecco. Sottopassaggio, salvataggio completato, ottimo. Ora usciamo qua, cioè usciamo dalla stessa porta con cui abbiamo fatto accesso in questa stanza. Evitiamo i mostri, cazzo quanti ne sono, e prendiamo questa volta quest'altro corridoio, quindi quello che abbiamo saltato prima in pratica. Ecco qua. Dunque ci ritroveremo in questa sala comandi. Molto particolare, molto così, ecco. Dunque, esaminiamo un po'. Sembra un interruttore per paranco. Vuoi accendere l'interruttore? No. Dobbiamo prima metterci un po' di roba dentro, quindi usiamo. Ho messo il kerosene. Sembra un interruttore per paranco, sì, accendiamo. Bene, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Dunque, abbiamo attraversato ancora una volta, cioè abbiamo superato ancora una volta le insidie che ci propongono il gioco. Dunque ce l'abbiamo fatta, sì. Ah, dunque, grazie a qualcosa tutta l'acqua è finalmente scolata dalla buca. Adesso posso scendere là sotto, ma solo se riesco a sopportare la puzza. Dai, muoviti. Ecco, ce l'abbiamo fatta. O meglio, l'ho convinta a scendere. Comunque, prendiamo queste scalette. Ecco qua. E non si vede una pippa. Ecco qua, queste altre scale. Perfetto. E apriamo la porta. Attraversiamo questo piccolo ponte. Vabbè, le fogne sono un po' più tranquille, diciamo, un po' meno pallose della sezione dei treni che veramente odio con tutto me stesso. Comunque, ecco qui apriamo i canali di scolo. Praticamente. Fogne. Dunque, come avete visto, ho girato sulla destra. Mi butto in acqua per evitare questo stronzo. Ecco, continuo a camminare in acqua. Attenti agli alligatori. Salgo qui. Ecco, ci dovrebbe essere questa porta, perfetto. Fortunatamente, siamo giunti a destinazione, sani e salvi. Dunque, ancora una volta ci ritroveremo in un altro corridoio. Mamma mia, corridoi su corridoi, che palle. Vabbè, attraversiamo la porta, ecco qua. Ecco, ci ritroveremo in una specie di immondezzaio, vabbè. Comunque, esaminiamo accuratamente perché, ecco, ho un asciugatore. Perfetto, per quanto banale possa sembrare, questo asciugatore ci farà proseguire. Eh beh, sì, Imatek bellissimo. Dunque, riattraversiamo. Ecco, ci sono questi cambi di inquadratura che ci mostrano dei dettagli, che a volte possono essere anche scabrosi. Comunque. Ecco qui. Perfetto. Qui c'è la serranda. Ecco qua. Ecco, si sentono di continuo i passi di questi maledetti nambati che non vogliono lasciarci in pace, proprio no. No, si è aperta la mappa, dannazione. Vabbè. Comunque, dobbiamo attraversare la porta blu. Ecco. Dove troveremo, oltre, diciamo, a... Dove sono? Dov'è? Ecco il punto di salvataggio.
anche, diciamo, delle avvertenze. Ecco qua, troveremo il cartello delle avvertenze. Pericolo, state lontani. Questo probabilmente era attaccato a quella porta. Riesco a vedere da dove è caduto. Grande. Vabbè, comunque, salviamo qui. Ci conviene, ve la consiglio vivamente. Anche perché la prima volta è facile fare game over, ma se seguite questa guida attentamente, passo per passo, soprattutto senza scordare l'asciugatore Imbiotech, bellissima, per fare i capelli lisci e profumati, ecco, seguendo questa guida noi riusciremo ad andare avanti senza perdere neanche una volta. Bene, proseguiamo con il nostro bel asciugacapelli. Siamo qui dentro e cominciamo a leggere qualche documento. Dunque, c'è un mostro nell'acqua. Quel bastardo mi ha ucciso due amici. Non dovevo dubitare della storia degli alligatori nelle fognature. Non è affatto una leggenda. Ma nessuno mi crede. Forse sono scivolati perché erano ubriachi. Non siamo mica così stupidi. Anche chiamarlo mostro non è del tutto giusto. È qualcos'altro. Tutto quello che so è che lì c'è qualcosa. Sto per entrare ad affrontarlo di petto. Se lo trovate, questo messaggio è il mio testamento. La vendetta è futile. Forse sto leggendo. No, scusate. Forse leggendo penserete così. Ma José e Jane erano i miei migliori amici. Vorrei sapere come fare. Sott'acqua le armi non funzionano. Anche la mia abilità col coltello servirà poco. Se solo avessi una bomba a mano. Questo subito va sul forte con le bombe a mano e tutto il resto. No, noi invece siamo geniali. Perché useremo una tattica praticamente mai vista in nessun gioco horror. Dunque, non permettetevi di attraversare questa pedana. Già dagli schizzi di sangue si capisce che promette male. Quindi non attraversate la pedana perché, insomma, è game over sicuro. Piuttosto avviciniamoci qua alla presa. Ecco, qui c'è un'uscita. Apriamo l'inventario. E usiamo l'asciugatore, l'asciugacapelli. Dunque, esaminando. Aspettate un attimo. Ad ogni modo abbiamo fottuto quel mostro che ci avrebbe praticamente dato il game over subito attraversando, un po' come capitava in Silent Hill 1 nella cucina alternativa dove bisognava bloccare le porte di quella specie di frigorifero. Comunque usciamo di qua. Ecco. Fortunatamente stiamo per emergere, quindi ecco. Ben presto saremo fuori da tutto questo casino. Cerchiamo di evitare i mostri per quanto possibile. Scendiamo queste rampe di scale. Fortunatamente qui pare che non ci siano nemici, quindi possiamo fermarci un secondo. Continua a salire. Ci troveremo in questa anticamera con tutti questi attrezzi da lavoro e non dovremo fare altro che salire quest'altra gradinata verso l'uscita. Ecco qua. Dai che siamo quasi fuori. Mamma mia, che bello. Finalmente in superficie, mamma mia, non se ne poteva più. Cazzo. Allora,
Camminiamo lungo il perimetro qui dell'area. Comunque, qui ci saranno questi tendoni bianchi, questi teloni che compaiono anche in Silent Hill 2. Questo ci fa capire appunto che siamo per le stradine della città. Comunque, continuando a percorrere qui il perimetro, ecco, tra i vari cambi di inquadratura eccetera eccetera, questa sarà la nostra prossima destinazione. Ma prima di fare questo, direi di salvare i progressi. Ecco qua. Perfetto, a questo punto possiamo anche entrare. Dunque, la maggior parte delle porte comunque saranno bloccate. Lo prendete qui. L'ascensore addirittura non va. Questa qui invece funziona. Saremo al primo piano. Niente, rotta. Il soffitto del livello 3 è crollato, per sicurezza ingresso vietato. Ottimo. Quindi noi dove cacchio andremo? Vabbè, continuate a salire. Stesso motivo. Saliamo ancora. Ecco, quinto piano. Addirittura. Vabbè. Comunque, esploriamo un secondo tutte le stanze senza tralasciare niente. Vabbè, evitiamo di seminare i gabinetti, non serve a niente. Piuttosto, ecco. Porta blu. Comunque, ci ritroveremo quindi sul soffitto. Questo cambio di inquadratura qui ci fa capire che per l'appunto bisogna fare qualcosa, quindi esaminiamo. E ci viene detto che il colore del muro qui è leggermente diverso. Anche il materiale è diverso. Se lo picchio duro forse si rompe. Vabbè, tentarlo nuoce, quindi scassate tutto. Muratori per un giorno, ecco qua. Da qui già si intravedono delle gambe, comunque. Ecco, riusciremo a raccogliere un silenziatore. Poi lei esaminando dice che vede delle gambe attraverso il buco del muro. Vabbè, spero siano le gambe di un manichino, ma non credo di essere così fortunata. Vabbè. Comunque, niente, classico, insomma, la classica muratura da vivi, compiuta dalla mafia o da cose del genere. E noi abbiamo esumato un cadavere. Comunque, prima di andare oltre a questo punto apriamo un secondo inventario, equipaggiamo anche, ecco qua, equipaggiato alla pistola in modo da non far casino. Ecco qua. Comunque, spingiamo questo materasso, ecco qua. Mi confondo con il giocatore, materazzi, vabbè. Ecco qua, una volta spinto giù ci possiamo lanciare, ecco. Non mi ha dato nemmeno il tempo di premere i tasti.